Ciao a tutte ragazze e bentornate sul canale. Allora, questo è il continuo del video precedente che riguardava Nabla Cosmetics. Mi sembrerà una cosa assurda, ma è così. Praticamente quando ho fatto il video pensavo di farvi vedere i prodotti Nabla, però tanto ve ne sarete accorte se avete guardato il video, tanto che mi sono fatta prendere dai miei ombretti, che li adoro, li amo, non ho pensato a nient'altro. Ho dimenticato la Bombay Black di Nabla, ho dimenticato il Liquid Tech Blush, di cui vi parlo anche in una review che riguarda i blush con buon inci e con ottima scrivenza e validità di prodotto, e quindi ho dovuto fare questa seconda parte, però comunque non disperiamo, anzi è stato anche meglio, perché comunque sarebbe stato un video infinito. E tra l'altro spero vi sia piaciuto, che vi sia stato utile. Allora, passiamo all'argomento di oggi e partiamo subito con il primo prodotto, la mia Brow Divine. Allora, la mia è nella colorazione Neptune, che è praticamente un color top, se vogliamo, un misto tra un marrone e un grigio, e ragazze, che vi devo dire, è stupenda. Cioè, allora, innanzitutto è maneggevolissima, ha da questo lato lo scovolino per pettinare le ciglia, veramente compatto, sottile, ha il tappo per chiuderlo, quindi non si rovina. La mina, allora, la cosa più bella proprio della matita è proprio la mina, perché di queste matite ce ne sono tantissime. Io ne ho provata qualcuna in particolare, ricordo quella della MAC, che è fatta in questo modo, però stiamo parlando di MAC, che comunque è un brand di alto livello, comunque professionale, ma quella di MAC è più morbida e subito si consuma, subito magari si spezza, poi non è possibile ritrarla, insomma non mi è piaciuta tanto. Invece questa ha tutte queste qualità, il fatto che si estragga però si rimette anche dentro, e la mina è di una durezza perfetta, perché non è troppo dura che voi non riuscite proprio a disegnare i peletti, non è troppo morbida che si spappola, insomma ragazze, per me è proprio perfetta, disegna perfettamente il pelo, ci sono diverse colorazioni, una più bella dell'altra, adatta a tutti i tipi di capelli, insomma è stupenda, io ve la consiglio, penso che abbiate capito che mi piace tanto, e veramente è un prodotto validissimo. Veramente, se non l'avete provata, provatela e poi vedrete, perché anche qui io spesso e volentieri, magari avendo tanti prodotti tra virgolette, dico vabbè, stavolta non me lo compro questa cosa, perché tanto ce ne ho altre, devo continuare ad usare quello, non è che mi compro mille cose. Poi l'ho provata e ho detto vabbè, non me la devo comprare per forza, no, è troppo bella, è troppo buona, è validissima, insomma. Questo è quello che mi succede praticamente sempre. Comunque, andiamo avanti. Questo era il primo prodotto di questa review. Il secondo che vi mostro è uno dei primi prodottini che ho comprato, anche perché è uscito un po' di tempo fa. E vi sto parlando del Liquid Tech Blush, che è un blush, questo è nella colorazione Cupido. È veramente carino, carino, carino. Ha sempre l'erogatore che si gira qui dosabile, il gommino qui da dove fuoriesce il prodotto, si può mettere sulla guancia e poi però non si stende direttamente da qui, perché non è neanche un pennello, è solo un erogatore in plastica così, e poi si sfuma o con le mani, oppure a me piace tantissimo andarlo a stendere con questo pennello qui della Real Techniques, e questo qui non c'è il nome praticamente, comunque quello dorato del set di 4 pennelli, questi qui dorati, 1, 2, 3 e il quarto è quello piccolino da precisione. Comunque vabbè, stupendo, perché poi lo lavorate bene, mi piace tanto tra l'altro questo pennello per stendere i brush in crema, perché andate veramente a lavorare bene il prodotto e a diffonderlo su tutta la guancia. E la mia colorazione, come vi dicevo, è Cupido. Questo colore è meraviglioso, perché non lo vedo spesso in giro, comunque è un colore albicocca bellissimo, veramente bello. Se non li avete provati anche questi, ve li consiglio, sono dei prodotti validissimi, belli, performanti, con un buon inci, veramente belli. Ok, andiamo avanti e vi mostro la Bombay Black di Nabla, conosciutissima, la mia ancora incartata. Allora, non mi posso esprimere più di tanto, perché non l'ho ancora provata, la mia ancora incartata, perché a me non piace avere miliardi di prodotti aperti, già avendone tanti aperti poi mi dispiace averne troppi, perché poi non, magari si seccano, comunque scadono, e quindi preferisco aprirne un po' alla volta e poi testarli. Però posso dirvi, posso recensirvi da parte di altri, da parte di terzi,
la qualità di questa matita. Beh, io l'ho acquistata ovviamente per come era stata sponsorizzata, per quello che ho letto in giro, quindi comunque validissima secondo quello che ho letto e che ho visto. Ma vi posso dire che una mia amica personalmente l'ha acquistata. Federica, ti saluto, ti voglio bene, ciao. La mia amica Federica l'ha acquistata, si è trovata benissimo, perché la sera in cui l'ha messa l'aveva applicata soltanto nella rima interna superiore dell'occhio. E quando mi ha vista mi ha detto: guarda qua, guarda, è stupenda. Io l'ho guardato e ho detto: scusa, ma io non vedo niente, cioè tu sei bianca, bianca, manco a dire sei un po' grigia. Infatti ho detto: questa è pazza, cioè forse mi vuole dire, mi vuole fare lo scherzo per dire il contrario, cioè che non scrive. Comunque vabbè, praticamente l'avevo applicata sopra, io pensavo stesse sotto, e la prima cosa che ho notato vedendo questa cosa è che non si sia trasferita, perché di solito quando noi mettiamo la matita sotto, sopra la rima interna, direttamente c'è un tatuaggio, praticamente si tatua anche sopra o viceversa. E già questa cosa ho detto: oddio, allora wow, è stupenda, forse questo mi volevi dire, il fatto che non si trasferisca. No, questo l'ho notato io e lei me l'ha confermato ovviamente. Ma lei, quello che mi ha detto è che è molto pigmentata, è molto molto pigmentata, è un nero intenso, dura tanto, e quindi è questo quello che vi posso dire secondo la mia amica e quello che ho potuto vedere. Poi la proverò e vi farò sapere cosa ne penso. Passiamo ai rossetti, anche questi must have del marchio, perché secondo me, a parte che vabbè, l'avrete capito che Nabla mi piace tantissimo, secondo me la cosa più bella sono gli ombretti e i rossetti, perché ci sono tante colorazioni, il finish è studiato bene, i colori sono pigmentati, mi piacciono veramente tanto e sono biologici. Per quanto riguarda i rossetti e gli ombretti, tutti sono biologici. Ah, ecco, dimenticavo che la Bombay Black non è completamente naturale, infatti ho dovuto ordinarla perché in profumeria non vendono le cose che non sono totalmente biologiche, perlomeno nella mia. Hanno quest'etica che io condivido appieno, perché comunque vendendo tutte cose biologiche chi entra non è che deve stare lì a chiedere ma questo è biologico, questo no, quindi hanno fatto benissimo. E poi danno la possibilità semplicemente di ordinarlo, quindi anzi, meglio di così. Comunque, tornando a noi, parlavamo dei rossetti e andiamo a vedere subito quelli che ho io e quelli ovviamente che mi piacciono di più, perché sono quelli che ho preso. Allora, partiamo con il primo. Il primo che ho acquistato è stato Portrait. Allora ragazze, questo è praticamente il mio primo amore. È un nude molto acceso che dà veramente carattere alle labbra, che mi piace proprio tanto, perché non me lo sarei aspettato che mi piacesse così tanto, ma mi ha veramente stupito, perché dà questo colore meraviglioso alle labbra, ma va un po' nel pesco, nel rosa, non lo so come hanno creato questo colore, ma è uno dei miei preferiti, veramente bello. Se non l'avete provato, secondo me merita proprio questo colore qui. Insieme a Portrait, quando comprai appunto questo qui, ne scelsi un altro ed è uno dei colori secondo me più particolari, più belli, un colore orchidea veramente stupendo della prima uscita di Diva Crime, e questo è Vertigo. Veramente bellissimo, anche questo è una delle colorazioni mie preferite, secondo me più particolari. Passiamo al terzo colore, questo è Pantarei. Anche questo un bel colore, abbastanza nude ma comunque con carattere, una colorazione comunque visibile sulle labbra, è bellissima. Mi fermo un attimo per precisarvi comunque una cosa che saprete già se conoscete Diva Crime, però per chi non lo sapesse ve la vado a spiegare. Sono rossetti dal finish matte, ma sono quasi impercettibili sulle labbra, sono veramente trasparenti, è come se non li avessimo, confortevolissimi. Allora, quando li andiamo a stendere sono cremosi, si stendono benissimo, scivolano e sono molto pigmentati, lasciano subito una bella colorazione alle labbra, le colorano subito, le coprono immediatamente, però hanno questa composizione molto particolare,
particolare con una componente volatile che dopo averli applicati dopo qualche minuto evapora e quindi il rossetto si secca e resta fisso. Non sono no transfer, perché comunque non parliamo di tinte, non parliamo di rossetti appunto super 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 matte come magari quelli di MAC, ma quindi comunque, cioè, segnano un po' sulla non so, sul bicchiere eccetera se mangiate, quindi se mangiate vanno un po' via, però secondo me questa non è una pecca, fondamentalmente è una cosa normale, perché le labbra comunque stanno a contatto con tante cose, olio, se si mangia, bibite e così via, quindi non pretendo sinceramente che il rossetto debba stare lì tutta la vita, me lo porto e me lo rimetto fondamentalmente, quindi per me sono validissimi. Poi hanno un buon inci tutti quanti, quindi sono ottimi sotto questo punto di vista, e per me sono veramente ottimi sotto tutti i punti di vista, colorazioni stupende, inci perfetto, questo fatto di essere cremosi, perché pure il fatto che magari i rossetti matte quando li andiamo a stendere molti sono difficoltosi, ci scartavetrano le labbra, questi sono anche facili da stendere e poi si vanno a seccare, quindi veramente per me sono ottimi da tutti i punti di vista. Comunque sia, continuiamo con gli altri rossettini e adesso andiamo a prendere Beverly. Beverly è un bellissimo color rosso, un rosso spento, veramente veramente bello anche questo, ed è particolare, secondo me è un colore che è adatto anche molto alle signore che magari non vogliono andare con un rosso molto acceso, molto forte ed eccentrico, ma sofisticato, elegante, bello, che ci incornicia le labbra, cioè le rende protagoniste senza però eccedere troppo. Poi parliamo, vabbè, di uno invece che si fa notare, è un colore forte, strong, veramente bello, e questo è della terza uscita dei rossetti di Eva Grime, dell'ultima, questo mi sembra faccia parte della collezione Artica, e questo è Underground. È un colore scurissimo che così visto sembra nero. Comunque è bellissimo, è un viola intensissimo, è un prugna, bello veramente, quindi anche questo, se avete voglia di usarli, un colore forte, è bellissimo. Andiamo a vedere un altro colore, questo è Ombre Rosa. Questo l'ho comprato in seguito, anche se appunto è uscito, è uno dei primi che sono usciti, però ho detto vabbè, era un colore neutro, invece è veramente bello, è un nude rosa, un nude che va un po' nel malva, veramente delicato e bellissimo, anche questo consigliato per tutte le età, per tutti i tipi di trucco, perché arricchisce un trucco semplicissimo, perché è veramente delicato e ci colora leggermente le labbra, e invece per un trucco molto pesante ci smorza la situazione, ci rende subito sofisticati ed eleganti. E poi l'ultimo colore che ho acquistato, che però è uscito praticamente la prima volta in cui sono usciti tutti di Eva Grime proprio, ed è Alter Ego. È stato sold out fino a un bel po' di tempo fa, cioè ragazze non lo so come ho fatto a non comprarlo finora, perché è una cosa incredibile, meraviglioso, non lo posso guardare perché altrimenti svengo, perché io sempre, secondo la mia idea di non voler comprare poi tutti i colori uguali, o comunque sto sempre attenta a non prendere troppo gli stessi colori, troppo dupe gli uni degli altri, perché mi piace avere prodotti diversi, se ce n'ho praticamente uno uguale che me ne faccio poi di un altro, ma ho sbagliato perché dicevo vabbè è un rosso così normale, invece assolutamente no, è stupendo. E niente ragazze, questa era la mia review sul resto dei prodotti Nabla, in particolare poi dei rossetti che vi ho fatto vedere, quelli che posseggo. Io spero vi sia stata utile in qualche modo, vi sia piaciuta o comunque vi abbia tenuto compagnia. Mettete un like se vi è piaciuto il video e non dimenticate di iscrivervi al canale e agli altri social se vi fa piacere. Grazie per aver guardato e alla prossima!